Ciao a tutti, parliamo di un argomento veloce, facile ma importantissimo: la durata del ciclo di allenamento. Vi sembrerà una banalità, vi sembrerà una roba da non così importante, ma io continuo a vedere persone che quando passano a trovarci, in che fase sei? Estensiva? Quello è molto da corsi istruttore ed è un altro argomento, non c'è un'idea di una fase. Ma soprattutto i tempi non quadrano con quelli che devono essere. Tenete presente che la cosa più logica, più strutturata, più sensata, che sembra essere fino alle conoscenze che abbiamo oggi, è che il vostro ciclo di allenamento deve avere un inizio e una fine chiara, tangibile, cioè inizio facendo delle cose, passo in mezzo a un percorso intensivo, finisco con un pretesto, comunque faccio un ciclo completo di lavoro entro 12, 11, 14, 15 settimane. Questo è il periodo, circa 3 mesi. Sì. Fondamentalmente circa 3 mesi. Se andate oltre, annacquate lo stimolo allenante. Se riducete, molto spesso vedo farlo anche in particolar modo nel fitness, nel bodybuilding, eccetera, botte di programmi da 4 settimane sì. alla volta o di 6 settimane alla volta. È troppo breve. Sì. Non riuscite a strutturare un cazzo facendo 6 settimane alla volta. A meno che non sia un ciclico dentro un ciclo. Certo. Ma non è questo quello che vedo di solito. Purtroppo no. Quello che vedo è faccio settimane e provo il ciclo russo, poi ne faccio 6, faccio il Texas Med, poi però no. Anche perché i programmi che durano poco o partono troppo pesanti o si fa troppo poco lavoro nella zona. Quello è un grosso rischio. Cioè, quello è il discorso. Esatto. O semplicemente salgono troppo rapidamente sì. senza darti il tempo di strutturare l'alzata, di adattarti. Creano effetti, cioè creano un rischio sì. anche a livello di infortunio. Sì. Guarda, sì, secondo me è molto semplice, cioè la partita è proprio quella. Uno deve andare un po' in fiducia, cioè fidatevi sì. se non avete modo di attingere a informazioni più alte, però fidatevi, provate, ma datevi questo ritmo. È un ritmo che inizia, noi nel corso istruttore e la certificazione facciamo estensiva, intensiva, taper e si riparte con la nuova estensiva in base alle informazioni che ci ha dato il test. Certo. Che è la cosa più sensata, è quello che poi gli atleti fanno normalmente senza saperlo. E dovete fare la stessa roba che voi siate atleti o che non lo siate. Perché il corpo vive bene di queste onde, cioè farne circa 4 e mezzo all'interno di un anno è la cosa perfetta, altrimenti vi costruite dei megacicli fallaci, cioè che non funzionano, strutturati su non idee, su provo programmi. Non si provano i programmi, si costruisce una programmazione nel lungo, che ha questa logica. Quindi potete fare un ciclo di 12 settimane formati da 3 ciclici di 4. Ok. Però deve avere un inizio sì. e una fine con una logica iniziale che non è la stessa di quella centrale. È molto solo facendo questo, strutturando dentro sì. male sì. i programmi, migliorati. È vero. Vabbè. Sì, anche perché poi i miglioramenti non avvengono in modo costante giorno per giorno, cioè noi dopo 2 settimane non siamo in grado di giudicare se quel programma sta funzionando o no, cioè ce ne sono alcuni che volutamente ti portano la condizione giù. Sì, magari quindi sentivi particolarmente stanco perché stai accumulando del volume, devi semplicemente stare lì e fidarti. Sì, magari pensi di aver perso il massimale. Anzi, sì. le percezioni iniziali spesso sono... c'è un programma che mi fa star troppo bene all'inizio o è troppo leggero o troppo pesante sì. cioè alla fine ragazzi è come andare a correre, no? Cioè dovete far fatica e la fatica che ti mette non tutti i giorni sono uguali e ci vuole un'alternanza degli stimoli ed è un po' quello. Già ciclizzare 4 volte in un anno lo stesso percorso modificando i parametri interni in base alle vostre vere condizioni sì. perché il test massimale, anche se non fate il powerlifting, è un dato tangibile. Sì, da troppe cioè, informazioni non si possono fare. Ma poi come lo fallite, come non, cioè la panca dove la sbagliate, no? Cioè, prendete una persona che non è super efficiente in panca, vi fa volare 137, fallisce 142, capita. Ti dà delle informazioni su cosa? Di solito è l'appoggio dietro, hai poco sì. appoggio carico dietro, anteriorizzi l'alzata, freni col pettorale, poco per fermo. Cui tutto facile, esatto, fai poco fermo in allenamento con i carichi leggeri, tutto facile poi tutto difficilissimo. Ecco, è un'informazione troppo importante. Sì. Sì, quindi anche poi per imparare a conoscere i tempi di scarico, che sono questo sono molto soggettivi, quindi fare un test, chiudere un ciclo ci insegna anche questo, che sì. è qualcosa che prima o poi dovremo spendere. Imparare a capire esatto come arrivare al picco. Anche perché quando ti inizi ad allenare, se hai in mente bene qual è il giorno in cui deve chiudersi quel programma, è molto
secondo me, più motivante. Sì. Cioè, se io ti chiedo degli sforzi extra, se ti chiedo di applicarti molto bene su quel difetto specifico, non te lo chiedo perché chissà un giorno forse migliorerai tecnicamente, ma te lo chiedo perché tra 12 settimane vediamo che hai tirato fuori. Ma Antonio, è molto più facile stare in un'eterna... cioè, io quando mi annicchio come adesso nel limbo ti accomodi, ti muovi, stai sempre in un'eterna intensiva, sì, che non è mai taper e non è mai, e non è mai estensiva, a meno che tu non sia proprio un rottame per cui devi fare estensiva per forza. Ecco, quella è la cosa da evitare nella maniera, sì, più assoluta. E in particolar modo le persone che sono educate, cioè per dire all'inglese, no, cioè hanno un'educazione culturale all'attenzione di quello che fanno. Chi fa le cose a caso le farà a caso sempre e in tutti gli ambiti della vita, ma chi è attento, chi vuole il meglio da se stesso, cazzo, 12 settimane, 13, 14, 15, però il ciclo, sì, il ciclo grosso modo veramente, ragazzi, per gli appassionati quanto conta avere l'idea di iniziare e chiudere in 12 settimane, ma quanto conta, ma è una cosa incredibile, ti dà un ordine, anche se scegli il peggior programma, sì, però sapere che c'è un inizio e fine è comunque è sempre meglio. È sempre meglio. Ed è una cosa talmente banale che però... su quelle cose talmente banali che le persone poi non fanno. Sì, e poi i numeri comunque sono quelli, eh. Cioè, sulle settimane le abbiamo provate, sì, tutte, sì, ve lo diciamo perché le abbiamo provate tutte. Atleti, c'è il mondiale, c'è una gara molto importante, anziché 12-14 settimane me ne prendo 20, faccio peggio. Peggio. Faccio peggio. Quando stringi, sei costretto di per forza fare un ciclico sperando che abbia funzionato quello che hai fatto prima. Sì, perché sennò non hai tempo. Da solo non, certo, funziona. Certo. Allora, chiudiamo il video perché siamo già andati a un minutaggio decente. Il nostro tecnico ci chiede, per favore, già un paio di volte, di dire se vi è piaciuto il video sottoscrivetevi al canale, come si dice, iscrivetevi al canale in spagnolo, sì, suscrivete, io guardo solo YouTube anche in inglese, ma anche suscrivete in spagnolo, visto che mettiamo tanta carne al fuoco ogni volta, anche se uno c'ha un dubbio, una cosa che non è chiara, lascia un commentino, Alessio sicuramente risponde. Sì, Alessio risponde a orari sobri mentre io sono a lavorare. Alessio risponde alle 4 del mattino. Perfetto ragazzi, grazie mille, spero che l'argomentazione della tertulia spagnolo vi sia piaciuta. Ciao ragazzi. Ciao.